Il periodo soprattutto primaverile, naturalmente, perché la stagione e il clima lo permettono, voi ricevete direi centinaia e centinaia di scolaresche che vengono qui a godersi questi panorami, cioè, certamente a far festa da, sotto ogni punto di vista, ma a godere anche di uno spettacolo che, parlando di Osi, è uno dei veramente rari nel suo genere. Sì, la laguna di Orbetello è un ambiente estremamente raro, diciamo che è la zona umida per eccellenza di tutto il Tirreno, quindi è un posto molto particolare e aperto chiaramente al pubblico fino al 1° di maggio e ospita moltissime scolaresche, facciamo anche dei soggiorni di educazione ambientale e anche molti adulti, perché anche gli adulti devono imparare, mica solo i ragazzi. La riserva si raggiunge dalla statale Aurelia, carreggiata sud, imboccando al chilometro 148 la strada segnalata dal WWF. È aperta dal 1 settembre al 30 aprile con visite solo guidate il sabato e la domenica. Gli altri giorni per i gruppi su prenotazione al numero che state vedendo in sovraimpressione. Fabio Cianchi è il responsabile delle oasi del WWF di Orbetello, Burano e Bosco Rocconi nella zona di Roccalbegna, è lui che si occupa della gestione di questi luoghi che sono davvero magici, potremmo dire. Tra l'altro, nella riserva di Orbetello dove ci troviamo, c'è l'oasi del WWF, si trova all'interno proprio di una riserva gestita dalla provincia di Grosseto, un bel lavoro in sinergia che dà dei risultati davvero straordinari. Ecco, questa è una delle zone magiche della zona sud della provincia di Grosseto, una zona in questo caso in modo particolare completamente protetta. Questa è un'oasi, è una riserva totale, quindi non accessibile al pubblico, a parte qualche caso come la nostra eccezione di oggi. Certo, esclusivamente si può entrare in questa parte della riserva esclusivamente per motivi di ricerca, di divulgazione o quant'altro. E il WWF, proprio per garantire al massimo la tutela di questa parte della riserva, che è la più importante in assoluto, già insomma all'inizio degli anni 80 decise di aprire una campagna proprio per l'acquisto di questi terreni. Oggi questi terreni sono di proprietà del WWF, ma sono a disposizione ovviamente di tutti. Voi lasciate molto spazio alla didattica, alla ricerca scientifica, agli studi e anche ai progetti. Abbiamo visto, partendo proprio dall'oasi di Orbetello, un lavoro che state facendo su quei magnifici animali che si chiamano ibis, che devo dire arrivano a pochi centimetri da noi per mangiare. Ecco, questo è uno dei tanti progetti che voi state portando avanti. Sì, diciamo che lo studio e il monitoraggio sono alla base proprio della conoscenza e della tutela di alcuni ambienti e di alcune specie, e quindi per noi è primario. Poi l'educazione ambientale è la conseguenza, nel senso che se non c'è l'educazione, il rispetto, a capire l'importanza proprio anche per l'uomo stesso della conservazione di questi animali e di questi ambienti, naturalmente avremo perso. Quindi è fondamentale fare un cammino in parallelo, quindi studiare, fare monitoraggio, conservazione e fare educazione ambientale.
Questo dell'Ibis è uno sì, dei tanti progetti che abbiamo, ci sono progetti proprio anche per l'aiuto di molte specie nel momento della riproduzione o dello svernamento. Noi qui abbiamo cercato riferimenti anche storici, poco fa ne parlavamo con Roberta Margiacchi della presenza 2-3.000, 4-5.000 anni fa dell'uomo che in questa zona, devo dire, ha lasciato segni e tracce inequivocabili. Anche le riserve oggi del WWF non sono in qualche modo isolate da questo tipo di presenze. Ecco, ma l'uomo primitivo, l'uomo che ha vissuto 7.000 anni fa, come ha lasciato questo territorio? Ci sono dei segnali di devastazione come purtroppo a volte siamo abituati a trovare oggi, o c'era un rispetto anche allora per le zone che immagino fossero abbastanza simili ad oggi? Beh, è difficile dirlo, però bisogna anche considerare che in alcuni momenti storici, insomma, c'è stata una grande devastazione nel momento in cui l'uomo ha iniziato a fare una scelta diversa di quella del, diciamo, dello spostamento della vita nomade a quella della vita sedentaria. Chiaramente aveva bisogno di spazi per poter vivere e poter coltivare, allevare il bestiame. E l'altro impatto grosso è sicuramente stato durante il periodo dei grandi disboscamenti per l'utilizzo del legname per costruire navi, per costruire le città. Però naturalmente era un impatto che l'ambiente in una fase storica riusciva a sopportare diversamente, perché voglio dire, la presenza umana era molto molto più bassa. Adesso l'aumento demografico ha fatto sì che questo impatto in alcuni casi diventi veramente un grosso problema. Pensiamo proprio ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo proprio in questi ultimi anni. La presenza più significativa della popolazione ornitologica all'interno di questa oasi. È difficile, diciamo, mettere in una scala di importanza una specie singola. Dobbiamo sempre considerare, voglio dire, proprio l'opportunità della tutela dell'ecosistema proprio per tutte le specie che possono vivere in quell'ambiente. Però indubbiamente abbiamo, ecco, diciamo, delle specie caratteristiche significative che per noi, insomma, hanno un rilievo interessante, tipo il fenicottero, o tipo un'altra che si chiama volpoca, o la muretta tabaccata, un'altra piccola anatra molto rara. Oppure ci sono uccelli come per esempio da alcuni anni che si chiamano sterne, una specie di rondini di mare, che hanno iniziato a nidificare nella laguna di Orbetello. È chiaro che su questi, insomma, abbiamo un'attenzione particolare e cerchiamo di aiutarli anche con la costruzione di nidi artificiali.